Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo video per il collegamento di Blackfort su MetaMask. Collegamento fondamentale perché i nostri nodi hanno smesso di mintare e produrre BXN, quindi dobbiamo andare a fare questo collegamento. Per chi ha già MetaMask, il consiglio è di assicurarsi di avere le 12 parole salvate e di andare a disinstallare l'attuale MetaMask, per poi andare a scaricarne uno completamente nuovo con ulteriori nuove 12 parole per far sì che sia un wallet dedicato e salvaguardato per quanto riguarda Blackfort. Mi raccomando, ancora una volta, non è mai abbastanza ricordare di avere le 12 parole salvate al sicuro e la password dell'attuale MetaMask per chi già lo utilizza al sicuro su un bel foglietto di carta. Non tenete nulla su PC o smartphone. Per chi invece ancora non ha MetaMask perché utilizzava SafePal o perché è il primo business che richiede un wallet decentralizzato quale MetaMask, questa è la procedura. Andiamo sul nostro Play Store o Google Store, insomma in base al nostro smartphone. Questo è un tutorial su Android perché io possiedo soltanto Android. Andiamo ad installare il nostro MetaMask. Nell'istante in cui viene installato, diciamo che è un'applicazione abbastanza rapida, quindi non dovrebbe metterci chissà quanto, ci attrezziamo immediatamente di foglio e penna per salvare le 12 parole e la password che introduciamo nel nostro MetaMask. Zero screenshot o nient'altro. Andiamo ad aprire il MetaMask che si è installato nel nostro telefono. Tra l'altro, anche questo consiglio, fate questo non con un wifi di un supermercato, di un hotel o di un wifi, insomma, di cui non vi fidate. Fate questo con un wifi o con la vostra connessione dati. Andiamo ad aprire MetaMask. Quando si apre MetaMask ci dà sempre due opzioni. Una è quella di importare un wallet precedentemente creato con le 12 parole o eventualmente con la chiave privata. Una è quella di creare un nuovo wallet. Noi andiamo ovviamente a impostare la creazione di un nuovo wallet. Qua ci dice di non condividere mai le informazioni e andiamo avanti, insomma, un pochino quello di cui ho già parlato. Accettiamo e andiamo a creare la password. Eccoci qua, nell'istante in cui la password è creata e ripeto, scritta e salvata in un bel foglietto di carta, stiamo per ricevere le nostre 12 parole. Quindi andiamo a cliccare su Start. Nuovamente le solite raccomandazioni per quanto riguarda la sicurezza del wallet. Non perdetele, non dimenticatevi dove le avete messe, non mettetele dove qualcuno, ovviamente di cui non vi fidate, può trovarle e così via. Andiamo a cliccare su Start, ci chiede la nostra password o chi ha impostato la fingerprint la mette e sta per darci le 12 parole e mi segnerò con la penna le 12 parole. Subito dopo, andando su Continua, ci chiederà queste 12 parole nell'ordine in cui ce le ha date. Ovviamente assicurarvi di farlo nel modo corretto. Se lo avete fatto, vi darà conferma, altrimenti riprovateci. Mi raccomando, quando andate a segnare le 12 parole, assicuratevi che siano nell'ordine giusto. Se per puro caso non vi ritrovate con la combinazione, fate una cosa, disinstallate tutto e riniziate nuovamente da capo. Se abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, cosa riceviamo? Congratulazioni. E andiamo avanti. Andiamo su Done ed eccoci che siamo arrivati immediatamente al nostro wallet. Andiamo su No Thanks ed eccoci qua. Siamo ovviamente dentro MetaMask. Per chi non è mai entrato, fatevi magari un tour e vedete un pochino come funziona, o magari venite sul canale Telegram a chiedere qualche informazione in più. Per chi invece sa già di cosa si tratta, andiamo su No Thanks e ora ci ritroviamo sul wallet MetaMask, dove possiamo su Import Token andare a importare dei token nuovi, su qui in alto andare a rinominare tenendo cliccato su Account 1 il nostro account che io andrò a rinominare Blackfort Mauro. Qua nel menu andremo a vedere tutte le impostazioni che abbiamo con il browser, la possibilità di andare nel setting per vedere le nostre 12 parole e chi più ne ha più ne metta. E qua abbiamo il nostro indirizzo, ecco che ce l'ho già copiato nella clipboard. Questo indirizzo è quello che ci servirà per andare a collegare il wallet di Blackfort. Come vedete c'è ricevi, buy, manda e converti. Queste sono le impostazioni per poter ricevere, comprare o mandare o convertire le monete che abbiamo all'interno del nostro portafoglio.
In alto, dove avete la scritta wallet, cliccandoci su, ci sono le varie i vari network, possiamo ovviamente aggiungerne altre, ora non ci serve perché questo va più che bene, quindi ripeto ancora una volta, copiamo, perché qua stiamo parlando non di MetaMask, del collegamento tra Blackfort e MetaMask per quanto riguarda i nostri nodi, quindi per un video più accurato di MetaMask ne abbiamo già altri per quanto riguarda una panoramica o una protezione aggiuntiva o comunque come si utilizza MetaMask, come si importano i token, vi invito a guardarli nel canale. Quindi andiamo a copiare l'indirizzo, che semplicemente basta cliccare lì, andiamo sul nostro Blackfort, ci apre la nostra dashboard, andiamo sul menu a tendina in alto sulla destra, andiamo sui miei nodi e qua ci conferma che ancora non abbiamo collegato nulla. Andiamo su Connect, si apre questa dicitura, mobile o QR code, andiamo di mobile, ancora una volta Connect, si apre MetaMask, o meglio, si apre questa scritta dove ci dà tutti i possibili wallet, ma a noi interessa MetaMask. Andiamo con la nostra fingerprint o la password per chi ce l'ha. Connetterci a Blackfort, connettiamo, accettiamo ed eccoci qua. Confermiamo di cambiare la chain perché ovviamente dobbiamo operare su BXN blockchain. Ancora una volta MetaMask. Ci chiede qua il permesso di aggiungere questo network e noi lo andiamo ovviamente ad approvare. Cambiamo il network a Blackfort, cambiamo ancora una volta la chain. Questi sono tutti i passaggi che mi sta chiedendo al primo settaggio, quindi è molto probabile che ve li richieda anche a voi. Ci chiede di default di settare questo indirizzo, lo confermiamo, ok, fatto. Eccoci qua che siamo di default settati e i nostri nodi sono automaticamente collegati. Ecco che qua abbiamo il resoconto che ora ripartirà nuovamente perché abbiamo collegato il wallet e abbiamo un vecchio resoconto che è questo dei 7 nodi che io ho posseduto, ovvero 14.990 BXN che mi verranno accreditati sul mio wallet MetaMask. Cosa consigliamo però? Consigliamo di farci un bello screenshot che io ora mi faccio live qui con voi per assicurarci che questa cifra che vediamo qua off-chain venga riportata realmente sul nostro MetaMask. Quando ci disconnettiamo da Blackfort, questo wallet non riapparirà ogni volta, ma ci sarà soltanto la possibilità di fare connect e ci riporterà automaticamente senza dover andare a rifare tutti i passaggi, perché ormai il wallet che abbiamo settato per il mintaggio dei nostri nodi è questo, non c'è più da cambiare. Cosa possiamo fare però da ora in poi? Possiamo andare sul nostro MetaMask, andare nel menu a tendina in alto a sinistra, andare in alto, cancelliamo quello che c'è e scriviamo blackfort.network. Andiamo di go. Ed eccoci che ci ritroviamo alla schermata iniziale di Blackfort. Facciamo il classico login con la nostra mail e la password. Dopo fatto quello mi chiede il Google Authenticator, se non ve lo chiede vuol dire che non l'avete settato, quindi mi raccomando chi non lo ha fatto lo faccia assolutamente. Ed eccoci che messo il Google Authenticator siamo nuovamente sulla dashboard di Blackfort ma da dentro il browser di MetaMask, dove possiamo andare ancora una volta nei nostri nodi. Come vi dicevo, automaticamente si disconnette, ma è facilissimo perché col connect automatico siamo nuovamente collegati. Ecco che conferma il mintaggio di nodi 7 su 7 e sono appena ripartiti, abbiamo visto live i miei BXN e la mia produzione per bilancio e per block, appena ripartito live in questo istante. Lo stiamo vedendo esattamente perché ogni 5 secondi, come ben sapete, arrivano i rewards, quindi qua c'è tutta la lista dei nostri nodi. E niente, penso di avervi detto tutto. Per tornare al menu in alto a sinistra andiamo su Wallet. Al momento non si è ancora aggiornato con i miei BXN, ma non ho nessun dubbio che il team di Blackfort lo farà brevissimo. Ancora una volta browser e siamo qui. Vogliamo disconnetterlo, lo disconnettiamo, ma se chiudiamo il nostro MetaMask ce lo fa in automatico ed è una forma di sicurezza in più. Niente ragazzi, mi raccomando ancora una volta, ve l'ho detto troppe volte, ma non sono mai troppe, le 12 parole e la password per accedere al vostro MetaMask. Mi raccomando, un MetaMask nuovo, un MetaMask sicuro
E niente, forza Blackford. Ciao ragazzi, per questo video è tutto. Se hai bisogno di supporto e vuoi entrare a far parte di uno di questi progetti, ti basterà entrare nel nostro canale Telegram, trovi il link nella descrizione del video, e ti ricordo che nel canale YouTube, nella sezione Playlist, troverai la lista dei business che stiamo seguendo. Grazie per aver visualizzato questo video, e se sei iscritto al canale, grazie per far parte di questa community.